interviste che partono quest'oggi, quindi con il primo ospite che è il sindaco di Aiervi, Enzo Di Natale, sindaco giunto dalla ribalta delle cronache nazionali per la famosa petizione online contro i rincari dei pedaggi autostradali della A24 e A25, che sono diventati un vero e proprio salasso per i cittadini laziali e abruzzesi. Sindaco, questo sarà un tema che affronteremo nel corso dell'intervista. Partiamo intanto da Aiervi. Come è iniziato questo 2018 e come si è chiuso l'anno precedente? Diciamo che si è chiuso l'anno precedente ed è iniziato il nuovo anno nel migliore dei modi. Abbiamo chiuso il 2017 con una lettera del MIBAC, del Ministero dei Beni Culturali, che ci ha annunciato un finanziamento di 400.000 euro per la riqualificazione e ristrutturazione della nostra torre medievale, che ospita da ormai alcuni anni uno osservatorio astronomico, e da lì infatti il nome Torre delle Stelle. E sarà un 2018 in cui noi raccoglieremo i frutti a livello politico come amministrazione per il lavoro svolto negli anni precedenti, e sarà un 2018, diciamo, positivo per la Iervi. Per esempio, perché? Perché sarà un 2018 più leggero a livello fiscale, perché siamo riusciti con l'approvazione del bilancio di previsione a fine 2017 ad diminuire le tasse, la Tari nello specifico del 26%, che è, diciamo, una diminuzione storica per il nostro paese, perché, diciamo, non era mai stata ritoccata, e che comporterà, ecco, la riduzione di un quarto delle spese per quanto riguarda le imposte sui rifiuti per i nostri cittadini e per le nostre imprese. Sarà un anno in cui cercheremo di portare a termine tutta una serie di progetti che erano partiti negli anni precedenti. A breve partiranno i lavori per l'inizio della riqualificazione e ripavimentazione del nostro centro storico. Una parte sarà finanziata con l'avanzo che c'è stato, l'avanzo di esercizio dello scorso anno, l'altra parte con un finanziamento preso l'anno scorso, che è arrivato grazie all'associazione a Borghi Autentici, cioè alla regione, che ci ha finanziato appunto 140.000 euro, sempre diciamo vincolati alla riqualificazione del centro storico. Quindi sarà un anno in cui la parte storica del paese inizierà a cambiare molto per i lavori che stanno partendo, per quelli che partiranno, come appunto ho già detto, per quanto riguarda la Torre delle Stelle e per tutta, diciamo, una serie di progetti che verranno. Ma sarà un anno che diciamo interesserà anche le parti del paese che non sono centro storico, perché provvederemo a fare dei lavori, diciamo, di urbanizzazione, di estensione dei servizi essenziali, diciamo metteremo mano alla viabilità e alcune strade che purtroppo sono dissestate. Abbiamo visto altri finanziamenti che diciamo non svelerò l'oggetto del finanziamento, ma diciamo siamo fiduciosi, diciamo, sulle prospettive e sulla possibilità di prendere ulteriori finanziamenti. Sulla riduzione delle tasse, ovviamente c'entrano anche quella dei rifiuti, e si è fatto un gran parlare negli ultimi giorni dell'ipotesi che tre comuni abruzzesi, tra cui Aiervi, avrebbero dovuto smaltire parte dei rifiuti romani. Ecco, qual è la situazione ad oggi? Mettiamo la parola fine a questa cosa, perché c'è stato qualche equivoco di troppo. Sì, la situazione ad oggi è quella che, diciamo, conoscevamo. Gli addetti al settore conoscevano già da prima, e cioè non è cambiato nulla per quanto ci riguarda, anzi c'è stata, secondo le ultime prospettive, secondo gli ultimi incontri che abbiamo avuto con i vertici dell'AMA, in cui ho partecipato anche io personalmente, avremo una riduzione del trattamento dei rifiuti che verranno da Roma. Noi dal 2014 il nostro impianto di compostaggio, che è di proprietà di Acam S.p.A., tratta rifiuti che provengono da Roma in virtù di una programmazione normale sia interregionale ma sia tra società che gestiscono i rifiuti a Roma e nella Marsica. Appunto gestivamo, trattavamo i rifiuti da Roma. Dal 2014 ad oggi più o meno i quantitativi sono rimasti pressoché identici. Quest'anno paradossalmente c'è una diminuzione in virtù degli accordi che la società che gestisce i rifiuti a Roma possono essere con altre diciamo, società, con altre consorziate. Quindi Aiervi è finito
nel fedagarno mediatico, perché siamo in campagna elettorale, perché la materia è una materia complessa che, di cui appunto prima di parlarne bisognerebbe approfondirla meglio. Di fatto però noi non avremo un surplus di rifiuti, ma appunto ribadisco, è notizia fresca della settimana scorsa, diminuiranno la quota parte dei rifiuti che vengono da Roma, quindi è finita come noi sapevamo, perché noi non gestiremo nessuna emergenza e il nostro impianto funzionerà come ha sempre funzionato, in virtù di un accordo che però per quest'anno prevederà addirittura una diminuzione dei rifiuti che andranno gioco forza verso altri lidi che non sono i nostri. Perfetto. Adesso parliamo delle autostrade. Abbiamo accennato all'inizio che dei rincari che ci sono stati sulla 24 e la 25, che sono un vero falasso per i cittadini. Dopo la sua petizione raggiunta da oltre un centinaio di livelli di firme, ci sono stati proprio dei sindaci, diversi sindaci che si sono incontrati con i vertici del Ministero, con i rappresentanti della Commissione dei Servizi del Trasporto Nazionale. Quindi le chiedo quali sono gli aggiornamenti a questa vicenda, perché una cosa è certa, i cittadini non vogliono più pagare questi pedaggi. Sì, quella è diciamo l'unica cosa certa, è il motivo che mi ha spinto e che ha spinto tanti altri sindaci a scendere in campo, cioè che era un salasso, un aumento insostenibile per i cittadini, una congiuntura economica già delicata in cui sono sempre loro che diciamo sono costretti a pagare gli aumenti che interessano non soltanto le autostrade ma vari settori della vita quotidiana. Ovviamente lì il discorso era leggermente esagerato, no? Perché il 13% di aumento è qualcosa di palesemente esagerato e inadeguato. La situazione ad oggi è che abbiamo avuto una serie di incontri prima con il ministro, poi con l'ottava commissione trasporti in Senato che ci ha ricevuto e appunto ci ha dato una serie di informazioni e di consigli. La situazione è che andiamo avanti fino a quando non accetteranno quello che noi abbiamo chiesto. Quando utilizzo il noi mi riferisco a 100 sindaci, a un comitato di 100 sindaci che abbraccia la regione Abruzzo e la regione Lazio, un comitato che è diventato qualcosa di unico, perché 100 sindaci che portano avanti una battaglia comune, che si spogliano delle proprie appartenenze, identità politiche per una cosa comune, è qualcosa di bello ed incredibile. Andiamo avanti e la settimana prossima abbiamo un altro appuntamento importante a Roma per la visione e speriamo anche la presa degli atti che riguardano la concessione. Noi vogliamo che gli aumenti vengano bloccati, quindi si torni alle tariffe vigenti al 31-12 e che si crei un tavolo in cui si ridiscuta il motivo di questi aumenti impossibili, cioè una concessione che è evidentemente sbilanciata a favore del privato. Però ad oggi risultati concreti non abbiamo ottenuti, se non il fatto che l'argomento è salito alla ribalta e sta su tutte le agende politiche di tutti i politici di qualsiasi schieramento. Noi andremo avanti fino a quando sarà in carica questo governo e se la situazione non sarà risolta, allora affronteremo con il governo che uscirà dalle urne. Infine, un'ultima considerazione, se vuole, lei è stato eletto sindaco per una lista civica, che scenario vede per questa campagna elettorale? Una sua opinione su quello che sta accadendo a livello nazionale? Sì, guarda, uno scenario indefinito, ci sono comunque tre forze in campo, una legge elettorale che non garantisce, con la quale è difficilissimo fare previsioni, molto probabilmente il 5 marzo ci regalerà un Parlamento che sarà diviso in tre e quindi da lì ripartiranno i discorsi e i giochi. Io mi auguro che quanto prima ci sia un nuovo governo che possa mettere mano a tante cose, tra cui per esempio quelle che ci interessano, che sono gli aumenti autostradali, ma che possono essere tanti altri argomenti che rimangono lì sospesi e che riguardano noi, i cittadini e il territorio. Comunque abbiamo bisogno di un governo e di interlocutori che ci ascoltino. Ringraziamo il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, e un saluto a voi amici del Faro24.it.